They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Muda, prima edizione. Vittorio, questa è una manifestazione che abbraccia parrucchieria, barberia, abbigliamento e accessori come scarpe e occhiali. Cosa hai realizzato quest'oggi? Allora, intanto ringrazio Poggio Normanno che ci ha dato questa bellissima possibilità di creare questo evento. In base a questo evento ho creato un po' quello che sono i look sia uomo che donna, di un taglio, di un colore, un po' creato da me e dal mio staff. Abbiamo dato un po' dei tagli un po' molto più lunghi, creando un po' degli effetti un po' più serali, con abbigliamenti molto eleganti, dove abbiamo un po' abbinato sia occhiali, e ringrazio anche il mio sponsor Alessio Casamento, e abbiamo un po' adattato tutto. Vittorio, modelle e modelli presenti quest'oggi fanno parte del vostro circuito, non appartengono a nessuna agenzia di moda. Questo è stato l'incipit della vostra prima manifestazione. Sì, non abbiamo un'agenzia dove ci sostiene, quindi vengono selezionati dal nostro staff. Salvo, tre modelli, tre stili completamente differenti, cosa avete realizzato? Sì, ben detto, sono tre stili completamente differenti. Uno, il primo, uno stile un po' più casual, quindi un taglio semplice, molto definito, con un ciuffo un po' più morbido, una sfumatura non troppo evidente, molto lineare. Il secondo, uno stile un po' più classico, quindi una sfumatura un po' più corta. Un stile classico perché, essendo uno stile adattabile anche a una cerimonia, una sfumatura un po' più corta ai lati, con una riga laterale per proprio definire e avere un carattere deciso questo taglio. Il terzo e ultimo, uno stile urban, con un airtato nella parte laterale, realizzato dal nostro collaboratore Salvo. Possiamo dire nel 2020 che il mondo della barberia è cambiato, ha subito un'evoluzione innovativa, Salvo? Assolutamente sì, oggi l'uomo è cambiato, non è più l'uomo di 50 anni fa che si recava in barberia solo per necessità, quindi tagliarsi i capelli solo quando erano lunghi. Oggi l'uomo è sempre più curato, sempre molto 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 definito, con il taglio di propria appartenenza, quindi del proprio stile che lo rispecchia. Attraverso queste tre configurazioni di taglio tu hai saputo comunque sia mantenere una certa tendenza. Sì, perché oggi l'uomo è sempre a sete di novità. Quindi di conseguenza noi cerchiamo di essere a passo con quello che sono le tendenze moda uomo e quindi ovviamente cerchiamo di, tramite attrezzature più innovative, prodotti particolari e sempre più innovative, cerchiamo di rappresentare il nostro essere, cioè quello che noi realizziamo ogni giorno nella nostra barberia. Marina, 8 modelle, 12 outfit completamente diversi, cosa hai proposto oggi? Dei outfit proprio per la donna giovane, che comunque sia sempre attenta alla moda e che vuole essere sempre di tendenza, senza comunque perdere la sua comodità nel modo di potersi mostrare e di muoversi. Attraverso i vostri prodotti a quale clientela vi rivolgete? I nostri prodotti sono rivolti a una donna giovane, dinamica, amante comunque della moda e della femminilità.
più figure coinvolte in questa manifestazione, in che modo siete riusciti comunque sia a coniugarvi tra di voi? Con molta semplicità, onestamente, ci è venuto quasi spontaneo unire, perché parliamo tutti della stessa cosa, di moda comunque, sia di capelli che di scarpe, che di vestiti, che di accessori, ma comunque di moda. Chiara, giovanissima, la tua prima esperienza all'interno della moda, come hai affrontato questa manifestazione? Allora, innanzitutto l'ho affrontata con entusiasmo, che è la cosa fondamentale, poi tramite le modelle, ognuna di loro in maniera diversa, chi più dinamica, chi in maniera più pratica, chi in maniera più elegante o più sportiva, in modo di adattare le scarpe a tutti i tipi di donne, abbiamo cercato di abbinare qualità, tendenza e il particolare. Quali sono state le tue scelte in merito? Allora, le mie scelte in merito. Tutto si basa in maniera molto soggettiva, vedendo la ragazza tramite il rapporto che si crea poi con la clientela, abbiamo deciso di scegliere un determinato tipo di scarpa, che si differenzia dal tacco allo stivaletto all'anfibio. In questo caso, come avviene il rapporto con il cliente? È una cosa molto d'impatto e bisogna instaurare subito un rapporto confidenziale, in modo che tu, tramite le sue esigenze, riesci a soddisfarle nella maniera migliore. Devi avercelo nel sangue, secondo me. Muffami, 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 hey. And when you're done, I'll make you.